Ci avviciniamo al Natale, eh, veramente fra pochi giorni e come non ricordare grande impegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Qui c'è il Presidente Tiziano Nesti, grazie, grazie Presidente a voi. di essere qui. Fra l'altro il prossimo anno ricorrerà il centenario della donazione a Papa Pio XI, un dono che ha cambiato eh, la storia di questo ospedale d'eccellenza italiana e un po' quello che abbiamo raccontato anche in questa copertina. Come va? Beh, diciamo che il Bambino Gesù è, sappiamo tutti che rappresenta una grande eccellenza nel mondo, diciamo così, anche perché la cura che noi facciamo è verso i bambini, verso quello che rappresenta il nostro futuro sostanzialmente. Ma curiamo i bambini, ma curiamo anche le famiglie. E la cosa importante è che portiamo le cure a un livello veramente. Eh, cure all'avanguardia a tutti i livelli. Noi curiamo tutti i bambini, bambini al di là del censo, al di là della provenienza. Nel, nel perfetto spirito della donazione, che qui vediamo delle foto molto emozionanti per quanto mi riguarda. Sono vederle. bellissime queste foto. Sì, sono sono foto immagini storiche, storiche che non avevo mai bellissime, visto. Bellissime, veramente belle. sì. Eh? Allora, sono le famose suore questo... cappellone, si chiamavano a Roma, perché dai cappelli Cosa che avevano... Cosa vediamo qua? Qui presente allora, la donazione eh? al periodo in cui la famiglia Salviati dona eh, il, nel 1924, diciamo così, dona, dona proprio questa donazione importante eh, al, al Vaticano e Pio XI eh, la accoglie con un rescriptum dell'epoca e quindi è importante che accetta il Vaticano questa donazione e porti avanti questa missione ospedaliera. Sì. E non è solo, ecco la famiglia Salviati non ha donato solo questo, ma come dice giustamente il filmato anche la Santa Marinella e quindi quello che vediamo noi oggi sul Giannico la Sant'Onofrio è proprio la donazione fatta dalla famiglia che Ma ha sempre curato bellissime foto venivano curati, curati i bambini, i bambini sì, tutti una volta è con queste foto unico. con queste immagini in bianco e nero esatto. per quello che il è, è stato Giovanni XXIII nella visita ecco, lo dice poi il 1958 poi abbiamo anche le visite degli altri papi eh, che i bambini li guardano ecco, 68 Paolo VI eh, poi ci sarà anche Ecco Giovanni, Papa Giovanni Paolo II, sì. Secondo, poi ci sarà Benedetto, eccolo Benedetto XVI. Sì. No, è veramente emozionante, ecco, vedere anche le immagini che scorrono. Ecco, Papa Francesco nel 2016 che è venuto, ci ha fatto questa sorpresa venendo a trovare i bambini del Bambino Gesù, ecco, e le famiglie, e tutti i volontari, perché il Bambino Gesù è un sistema, è una famiglia veramente, no? Che si porta avanti. Ecco, questa è interessantissima. Che è stata l'iniziativa di, di Clinton in cui il Papa ha partecipato e ha parlato della pace, dei grandi temi del mondo attuale, ma ha parlato soprattutto anche del bambino Gesù, dicendo che è una realtà che è l'ospedale del Papa, no? questo fatto di, eh, di chiamarlo un ospedale speciale, ma speciale perché la cura è verso i bambini, ripeto, non solo i bambini le famiglie, con tutto un corpo di volontari, medici, eh, un'accoglienza incredibile. Noi pensiamo che eh, non, 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 cioè, bambino, al, parte la, al di là della cura, verso loro, verso i piccoli. Guardi, guardi pure qua. Ah, presente, scusi, no, perché perché mi sono sennò... attratto... Si sì, sì, ma lì cioè, monitor, sì. il suo monitor così lei. Mi sì, sono attratto da queste veramente foto che sono, sono bellissime. Bellissime, veramente. Sono bellissime. queste sono le famose, ecco le vedo lì così, sono le suore cappellone famose di Romani che a Roma le chiamano, sapete che Roma utilizza... Sempre fare diciamo così, una sorta di eh, mettere, eh, diciamo nomignoli e cose varie, li chiama sempre cappelloni perché il romano rimane impressionato da questo grande cappello delle, delle suore che danno ancora assistenza, e ancora ci sono, eh? le stesse suore non hanno più i cappelloni di una volta, ma ancora ci sono le suore. Ecco, dicevo, quindi il Bambino Gesù è una realtà incredibile, complessa, eh, con tante sedi, con le missioni internazionali. E quindi questo dono che dura da cent'anni dura ancora, ecco. e noi abbiamo pensato l'anno prossimo di eh, festeggiare, se così può dire, questa, questo 100 anni della donazione del 1924, prendendo in questo modo, eh, portando all'attenzione di tutti eh, quello che può essere il, il senso del dono, il dono in tutti, declinato in tante, non solo il dono, Inteso in termini finanziari, se mi permetto di dire, come fundraising, in cui siamo molto attenti a questo, perché noi abbiamo una missione filantropica e umanitaria molto alta, che però costa, diciamoci la verità: costa. Ma anche il, dono, dicevo anche il dono, in termini di tempo, pensiamo a tutti i volontari, volontari che dedicano moltissimo tempo a stare in corsia. Noi stamattina abbiamo avuto la visita della Guardia di Finanza sotto Natale. Tutti i corpi armati vengono a noi a salutare i bambini allora. e devo dire, accompagnare eh, la runatica militare, lo stormo che garantisce i voli, per esempio, dei, di organi dei bambini ammalati e di porta al bambino Gesù, c'è un sistema che si muove incredibile e andare per questi, per, in corsia a vedere i bambini che, che soffrono eh, anche di malattie molto importanti Molto gravi. Eh, eh, prendono... Poi avete anche il centro palliativo. Il centro di cure palliative a passo scuro, anche lì, dove, anche lì entrare. Anche nel dolore, perché il dolore lo devi vivere, uno lo deve vivere, Eleonora, uno lo deve vivere per capirlo. E lì c'è l'assistenza tutto tondo della famiglia, dei volontari, dei fratelli, che vivono tutti insieme vicino al piccolo paziente ammalato. E Natale sarà per voi questo? È per Beh, i è bambini sempre. che curate? Sì. Noi per quanto possibile cerchiamo di non andarli a casa, i bambini. però anche quelli che stanno lì fanno una vita normale, noi abbiamo, abbiamo una ludoteca, abbiamo una, anche, li facciamo anche studiare, per esempio questa cosa molto, che nessuno sa. Ma eh, per, perlomeno pochi sanno. Noi è venuto anche il Ministro Valditara che si è implementato con noi perché è venuto ad inaugurare anug l'anno scolastico da noi. E, e noi organizziamo delle classi perché purtroppo sono malattie che hanno degenze lunghe. Pur di non far perdere l'anno, noi li portiamo avanti a scuola. E cosa mi ha portato? Io no, io qui ho solo i miei numeri. Ah, ok. No, no, eh, no, avevo un disegno per voi, però io vengo da un'altra situazione, per cui. No, oggi non, mi dispiace venire un po' a mani vuote, come si dice, però eh, voi siete molto che fate cari. Non sì. siete mai mani vuote eh, veramente. Eh. Però portiamo l'esperienza e il tanto amore e affetto che diamo a tutte ma Veramente la vicinanza, questo è importantissimo. Ecco per cui possiamo fare gli auguri. Grazie, di Buon Natale. gentilissimi a tutti quanti voi, ci teniamo. Grazie, eh. siete molto molto Farlo. gentili e vi ringraziamo per la vostra vicinanza perché portate a conoscenza di tutti.